Ci troviamo questa mattina a Fiano, ospiti della Proloco di Fiano e della sua presidentessa Alessandra Gubrice. Fiano Run, giunta la terza edizione di questa manifestazione, qual è l'elemento portante di questa manifestazione? Ma l'elemento portante è sicuramente la voglia di stare insieme, di fare aggregazione con tutta la comunità. Partecipa tantissima gente di Fiano, tantissimi anche da fuori. Siamo più o meno in linea con gli stessi numeri degli altri anni, quindi siamo di nuovo per adesso, con gli iscritti ancora di stamattina, siamo sulle 500 persone. Manca ancora una mezz'oretta all'inizio della gara, vedo che c'è ancora gente in coda, quindi arriveremo più o meno di nuovo al numero dell'anno scorso. Quindi per adesso è molto positivo, poi c'è anche il sole, finalmente. L'anno scorso purtroppo avevamo un po' di pioggia, quest'anno solo un bellissimo sole e cielo azzurro. Questa corsa, diciamo che è una corsa non competitiva. No, non competitiva, perché vuole essere una camminata più che altro, più che una corsa vuole essere una camminata per stare tutti insieme, quindi ci sono tantissime famiglie, bambini con i passeggini, famiglie con i cani, amici, ci sono anche gruppi di corridori che lo prendono come allenamento, perché appunto non essendo una competitiva, per chi corre sempre questa qua è una passeggiata per loro. E niente, alla fine sono 7 chilometri per stare in compagnia, non deve essere una gara, è proprio solo una cosa per stare insieme. Questa manifestazione nel corso di questi anni è stata molto seguita anche dalle persone del territorio. Qual è l'elemento che caratterizza questa corsa di Fiano? Oltre allo stare insieme, raccogliere soldi sicuramente anche per la beneficenza, perché questa gara è stata, il ricavato di questa gara, una parte serve alla Proloco per mandare avanti comunque appunto questa società, e il resto viene appunto devoluto alla Faro, che è questa onlus che si occupa dei malati terminali. E niente, noi sono già 2 anni che abbiamo deciso di dare il ricavato a loro, perché comunque sono stati vicino a dei nostri cari che purtroppo non ci sono più, e quindi abbiamo deciso di devolvere questo a loro. Diciamo che oltre alla motivazione dello stare insieme c'è sempre il lato benefico, che in queste occasioni è sempre una cosa in più, una cosa positiva, decisamente positiva. Le cose fatte per beneficenza sono ancora più sentite, soprattutto dalle famiglie. Quanto è impegnato la sua associazione a livello di tempo all'organizzazione di questa manifestazione? Ma allora, diciamo che non è così impegnativa, siamo sempre tutti molto presi e ci sono sempre tante cose a cui pensare, soprattutto sul lato della sicurezza, perché essendo una gara per strada c'è da richiamare la protezione civile, la polizia municipale, quindi organizzare più che altro la sicurezza, questa è la parte più difficile dell'organizzazione della Fiano Run. Per il resto noi comunque in questi 3 anni abbiamo preso tanti volontari, ci sono tante persone che ci danno una mano, la grafica che ci prepara le magliette, le stampe, quindi diciamo che abbiamo già un'ottima squadra e il lavoro è decisamente, è tanto, però è ben organizzato, non c'è tutto questo impegno, ecco, c'è l'impegno che ci mettiamo noi, però non è così tanto, ecco, non è un peso, è una cosa bella. Anche voi qui alla Fiano Run quest'anno? Sì, è un grande onore per noi essere qui anche quest'anno, è il secondo anno, siamo invitati, e è un'iniziativa molto importante per noi, perché va a finanziare dei progetti della Faro, in particolare quei progetti che sono rivolti alle famiglie con grande fragilità che affrontano la malattia oncologica, e quindi tutto quello che avviene in giornate come queste di animazione, di gioia, di famiglia, sapere che comunque il ricavato va a favore di famiglie meno favorite nella vita e che affrontano malattie importanti, è una gioia che ci porta qualche cosa in più a casa dopo, alla conclusione della manifestazione. Luca Casale, sindaco di Fiano. Fiano Run, una manifestazione comunque di grande successo che il tuo comune organizza tutti gli anni. Ciao Cristiano, allora più che il Comune di Fiano c'è una stretta collaborazione tra il Comune di Fiano e la nostra Proloco. Devo dire che è per me, ma per tutti noi fianesi, motivo d'orgoglio vedere tanta gente presenziare a questa terza edizione della Fiano Run Memoria Luca Federighi, un nostro caro concittadino che ci ha lasciato
in modo prematuro, che però tutti portiamo ancora oggi nel cuore. Oggi è una bellissima giornata di festa, ci sono tutti i presupposti per la riuscita dell'evento, c'è il sole, un clima che accompagna e soprattutto c'è tanta gente. E devo dirti che mi sono emozionato nel vedere il colpo d'occhio che ci ha regalato oggi la nostra Piazza Borla. Qual è la differenza che trovi da quando tu eri un consigliere di minoranza adesso che sei sindaco di Fiano? Ma guarda, devo dirti che con i miei amministratori abbiamo fatto un gran lavoro e la cosa che secondo me è stata importantissima è quella di essere riusciti a coinvolgere la gente, e per gente intendo le associazioni. Si è rinsaldato un rapporto con la Proloco, ma con tutte le associazioni in generale, ma non solo, ma anche con tutti i nostri cittadini che ogni qualvolta vengono coinvolti per dare il loro piccolo contributo ad ogni evento non si tirano mai indietro, e per questo li ringrazio veramente di cuore. Allora, Alessandra, quali sono i numeri di questa Fiano Run? Allora, siamo in linea con gli altri anni, siamo sui 4,70. Abbiamo raccolto 1.360 euro da dare in beneficenza alla Faro e niente, devo dire che sono ottimi numeri, siamo super soddisfatti del lavoro, il tempo ci ha aiutato perché ovviamente fino alla scorsa settimana che faceva brutto purtroppo le prenotazioni erano ancora basse e invece questa settimana qua sole pieno, quindi tutti i giorni gente che si è prenotata, tutti quelli che sono arrivati questa mattina, chi è riuscito ancora a giudicarsi la maglietta, chi purtroppo no perché ovviamente ne avevamo fatto un numero limitato. Quindi è andata bene, adesso aspettiamo che arrivino tutti e poi facciamo la premiazione per i più piccoli e i ringraziamenti per tutti quelli che hanno dato una mano a questa manifestazione. Ringraziamo il sindaco, ovviamente, e tutta l'amministrazione comunale che ci supporta in ogni nostra manifestazione. Sindaco Casale, un commento di chiusura a questa manifestazione. Allora, la partecipazione di così tanta gente a questo evento è la naturale dimostrazione che per cercare di attrarre un grande pubblico ad un evento non sono indispensabili megaprogetti, ma basta l'intelligenza degli organizzatori. E a tal proposito voglio rivolgere un grande applauso ad Alessandra e a tutto il direttivo della Proloco che anche quest'anno ha fatto un gran lavoro e ha reso a Fiano una bellissima giornata di festa. Luca Cerva, primo classificato di questa Fiano Run 2018. Sì, buongiorno a tutti, mi è fatto piacere partecipare a questa gara visto che è stata organizzata dalla Faro e ogni volta che ci sono queste manifestazioni comunque a scopo benefico è giusto partecipare, e in più io abito comunque a Fiano da alcuni anni, quindi quale motivo in più per partecipare a questa manifestazione? Il tuo tempo che hai stabilito questa mattina? È circa 21 minuti. Un buon ritmo gara, l'ho usato comunque per fare anche un buon allenamento questa mattina. Il percorso com'è, l'hai trovato? Il percorso è muscolare, è abbastanza impegnativo e ci sono delle salite comunque che possono comunque rallentare il ritmo, però paesaggisticamente parlando è molto bello. Ci troviamo sempre qui a Fiano con Matteo Fioccardi, primo classificato dei giovani. È stata una bella gara, è anche difficile, ci sono stati alcuni tratti dove era più difficile come in salita e invece altri tratti dove era meno difficile come in discesa. E io cercavo anche di seguire i miei amici, solo che li ho distaccati anche. È stata una gara molto bella. Sei contento allora di questo tuo risultato? Sì, sono molto contento. È la prima volta che lo facevo questa gara e sono molto contento.